democrazia è la possibilità che cittadini possano effettivamente contribuire alle scelte della comunità locale o nazionale, quindi non soltanto un sistema di regole, ma anche una serie di diritti, di garanzie, di libertà a partire da quella dal bisogno. Questo è il presupposto della democrazia. Vale anche per il PD? Il PD è una grande forza che tiene come unica forza delle primarie aperte per scegliere le proprie leadership, naturalmente con dei problemi che è giusto discutere ed affrontare. Legittima difesa nel CD pone qualche problema? Ma sì, stiamo discutendo, mi pare che un accordo si troverà, io penso che basta non farne una questione ideologica, è giusto valutare se la legge funziona o non funziona, ma non mandare il segnale che la difesa delle persone può essere assegnata ai singoli, il ruolo dello Stato non deve mai venire meno nella tutela della sicurezza collettiva. Lei ha detto che è necessario un profondo cambiamento affinché il PD sia utile, in che direzione? Ma ricostruendo un rapporto con pezzi di società che si sono allontanati da noi, gli ultimi, le persone che sono in difficoltà, i giovani, le grandi periferie del mezzogiorno, un partito che si dice progressista, che si dice partito del riscatto, che si batte per affermare dei diritti fondamentali, non è credibile se non riconquista questi pezzi di società. Il decreto immigrazione sta suscitando numerose polemiche, pensa che questo potrebbe in qualche modo influire sul voto di fine aprile? Beh, non vedo perché, nel senso che tutti e tre i candidati mi pare abbiano avuto posizioni simili, il giudizio su quel decreto mi pare sia lo stesso, quindi non credo che sarà un tema che farà la differenza tra i diversi candidati. Polemica sui vaccini, che dice? Ma mi pare che sia giusto seguire le indicazioni della scienza e non l'estemporaneità di chi li contesta. La cosa più importante oggi è che i bambini siano messi al sicuro da malattie e grazie ai vaccini questo obiettivo è stato raggiunto. Questo è un paese che ha conosciuto epidemie importanti ancora nel dopoguerra e se sono state debellate merito dei progressi scientifici che non possono essere messi in discussione per una battaglia di carattere politico. Ministro, a Cosenza la sua mozione ha avuto grande riscontro? Sì, sono molto soddisfatto del risultato che ho ottenuto, ringrazio il consigliere Guccione che è stato il riferimento importante di questa battaglia, pure in un quadro molto difficile dove vorrei ricordare la larga parte della nomenclatura si era schierata da un'altra parte e penso che sia un segnale che ci fa sperare e ci mette nelle condizioni di giocare al meglio la battaglia del 30 di aprile che non si giocherà più soltanto tra gli iscritti e i militanti ma tra i cittadini e credo che là avremo occasione di dire e fare cose che possono mobilitare le persone. Questa cosa le impegna a guardare a mezzogiorno alla Calabria con particolare attenzione? Io guardo al mezzogiorno con particolare attenzione non solo in funzione dei risultati, ma perché se si vuole rideterminare una crescita significativa, consistente del Paese, bisogna tornare a investire nel mezzogiorno. Abbiamo fatto un calcolo facendo le nostre proposte programmatiche che un'aggiunta di 4 miliardi di investimenti nel mezzogiorno potrebbe far aumentare il PIL complessivo dell'1,8%, cioè investire nel mezzogiorno ha un ritorno in termini di crescita del prodotto interno lordo molto più alto che in qualunque altra area del paese. E purtroppo le cose in questi anni sono andate in un'altra direzione perché si sono progressivamente ridotti gli investimenti pubblici in tutto il paese ma in particolar modo in Italia. In particolar modo nel mezzogiorno. La riduzione degli investimenti dei grandi soggetti pubblici, delle infrastrutture, nel sud è stata drammatica, si è investito al 70% delle risorse da Roma in su e naturalmente questo ha fatto pagare al mezzogiorno un prezzo altissimo, ma alla fine questo è il vero ragionamento all'Italia, perché continuare a investire dove c'è già crescita dà un ritorno in termini di PIL molto inferiore che non investire dove la crescita non c'è e dove il paese può ripartire. Sulla vicenda Consip?
questo problema tra le due procure? Non rilascio dichiarazioni su una vicenda aperta nella quale il guardasigilli deve osservare con grande discrezione e riserva.